Questo è un altro esempio, non dico tra i più scandalosi perché poi è difficile fare una graduatoria, però veramente che grida vendetta. Questa è una bellissima per vedere, forse uno dei più belli, sta anche all'uscita proprio della Colombo, quindi è un po' il biglietto da visita, dovrebbe essere di Ostia, città del mare. E questo spazio da 2-3 anni, ora io non so, 2-3 anni è stato chiuso, abbandonato al degrado e non si riesce a farlo sistemare. Quindi voglio dire, questo è il mare di Roma, ma nel bilancio di Roma, ma 200-300 mila euro per ridare decoro a questo spazio così importante. Al centro c'era una fontana che c'è ancora, oramai anch'essa abbandonata. Ecco. E questo poi, se uno si affaccia qua, c'è un altro bel vedere, che c'è uno stabilimento, per non fare nome si chiama Schilling, che praticamente ha pavimentato tutta la spiaggia. Poi si lamentano dell'erosione perché c'è poca spiaggia. Preparate un drone Israele che mo arriviamo. Pavimentato. E c'è una fettina di spiaggia dove tutte le persone sono assiepate. Questo è un modello di balneazione, a parte illegittimo, abusivo, perché non si può pavimentare la spiaggia, ma anche culturalmente sbagliato, perché se uno viene al mare vuole vedere la spiaggia, se no non so se ne va in un bar se vuole la pavimentazione. Questa è una delle cose che ci dà però il modello, l'esempio di questa cultura proprietaria del demanio. E di questo fare la politica chiude gli occhi. Qui, se dovessimo applicare in questo stabilimento l'ordinanza della sindaca Raggi, ci sarebbe praticamente da chiuderlo, perché ci sono tutta una serie di cose abusive. La signora sta facendo il massaggio. E c'è un barco previsto proprio dall'ordinanza e ci hanno messo un piccolo cartello dove dice: questo è riservato ai mezzi di soccorso, rivolge andare dall'altra parte. Qual è la filosofia di tutto questo? Scoraggiare l'accesso, perché poi dall'altra parte non è che c'è scritto accesso libero come dovrebbero mettere. Per cui la gente dove va trova l'impossibilità di accedere. In questi giorni avete visto che ci sono nuove sentenze che confermano la legge che tutti noi conosciamo, del libero accesso alla spiaggia, che viene completamente disatteso e scoraggiato anche psicologicamente con tutti questi cartelli, queste cose eccetera. Allora l'ordinanza, noi abbiamo fatto questa, come mare per tutti, questa diffida protocollata alla Raggi, alla De Pillo, al comandante dei vigili di Ostia, al comandante dei vigili di Roma, alla capitaneria di Porto, e se nei prossimi giorni non ci saranno iniziative per l'applicazione dell'ordinanza, passeremo a una denuncia per abuso d'atti d'ufficio, commissione d'atti d'ufficio, perché non si possono fare l'ordinanza e mettere nel cassetto perché danno fastidio a qualcuno. Siccome qui c'è una giunta che parla di legalità, e bisogna che la legalità non è che si esercita contro i più deboli, i chioschi, le cose, spiagge libere, e poi dove c'è il potere la gente allora ci si ferma perché lì per timore o per consenso, non so, per altre cose inconfessabili. Quindi questa è una battaglia che dobbiamo portare, e la dobbiamo portare avanti con convinzione, senza scoraggiarci, perché altrimenti, come tutti oramai, le persone qui si sono rassegnate che non c'è niente da fare, si sono addirittura, come dici tu, assuefatte che è così e non si può cambiare. Però se chi qualche decennio prima di noi se fosse rassegnato, noi c'avevamo ancora il fascismo in Italia. Allora noi dobbiamo imporre, vogliamo solo l'applicazione della legge. Quindi ora poi andremo nello stabilimento e vediamo di proseguire questa battaglia. Facciamo a manifestare la nostra profonda inquietudine per quello che sta succedendo. Io c'ho una teoria, cioè, qui siamo sulla rotonda che è stata progettata e costruita da Nervi. Questa rotonda è un gioiello ed è lasciata al degrado assoluto. Qua, venite dietro, c'è lo stabilimento Schilling, questa era una spiaggia libera, hanno 83 metri quadri di fronte mare e ci hanno migliaia e migliaia di metri quadri pavimentati e costruiti. Al di là di ogni possibile rapporto spiaggia-pavimentazione, e chiaramente poi non c'è più spiaggia perché è tutto o pavimentato o costruito. Hanno trasformato
una spiaggia che era una spiaggia libera, l'hanno trasformata in un'altra cosa, fanno massaggi, bar, praticamente altre spa che fanno, dove la spiaggia non è più il bene comune di Roma. Arriva il bagnino, senti che ci dice il bagnino.